Come ogni 4 anni, come ogni mondiale, anche Qatar 2022 ci mette di fronte a una lista di campioni che loro malgrado non potranno prendere parte alla manifestazione iridata. E lo sappiamo, tra di loro ci sono anche alcuni giocatori della squadra azzurra. Abbiamo deciso allora di stilare il nostro 11 ideale di giocatori che non parteciperanno alla Coppa del Mondo Qatariota. Quanto è crudele saltare una Coppa del Mondo. Lo è in primis per noi tifosi, che dobbiamo saltare uno di quegli appuntamenti che scandiscono in qualche modo le nostre vite. Ma lo è a maggior ragione per i calciatori, che nelle loro carriere hanno chance limitate di andare a giocarsi il trofeo più ambito del mondo del calcio. Beh, bando alle ciance, iniziamo col nostro 11 titolare, ma non prima che voi abbiate messo like a questo video e che vi siate iscritti al nostro canale se ancora non l'avevate fatto. Partiamo ovviamente dalla porta, dove abbiamo qualche nome veramente caldo, a partire da David Ospina del Napoli, eliminato con la sua Colombia. E ci sarebbe anche il nostro Gianluigi Donnarumma, che ha dovuto dire addio al sogno mondiale quando ha visto il pallone scoccato da Trajkovski al 92esimo insaccarsi alle sue spalle. Non abbiamo però scelto Gigio in quanto non sta giocando da titolare al PSG, dove si sta alternando con un altro giocatore, Keylor Navas, portiere che, sebbene non sia ancora stato eliminato, rischia comunque di non partecipare al mondiale, visto che la sua Costa Rica dovrà affrontare la Nuova Zelanda in uno dei due playoff interconfederali. Il nostro portiere però è uno sloveno, Jan Oblak. E il portiere dell'Atletico Madrid, uno dei migliori nel suo ruolo al giorno d'oggi, alla qualificazione alla Coppa del Mondo non ci si è nemmeno avvicinato. La squadra slovena è arrivata quarta nel girone H delle qualificazioni UEFA, alle spalle della Croazia, della Russia poi esclusa dai playoff per via dell'invasione in Ucraina e della Slovacchia. E ha subito 12 gol, nonostante Oblak, che ha anche vestito la fascia da capitano durante le qualificazioni, abbia portato a casa ben 3 clean sheet. Passiamo ai difensori centrali e bisogna dire che la maggior parte dei nomi più in vista si è qualificata. Fanno eccezione il colombiano Davinson Sanchez del Tottenham Hotspur e il trio di centrali della Turchia, Ozan Kabak, Çalhar Soyuncu e Merih Demiral. Ma soprattutto fanno eccezione diversi giocatori che conosciamo molto bene. Dalla coppia juventina formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, capitano della nazionale che sicuramente non avrà un'altra chance di giocarsi un mondiale, alla coppia tutta nerazzurra a cui abbiamo deciso di affidare le nostre due maglie da titolari. Da una parte un altro azzurro, Alessandro Bastoni, giovane ormai più che in rampa di lancio da diverse stagioni, e che alla Coppa del Mondo avrebbe avuto la chance di affermarsi come nuova pietra angolare della difesa della nazionale. Dall'altra lo slovacco Milan Škriniar, che nonostante una stagione più che positiva in nerazzurro, non è riuscito a spingere la sua squadra quel tanto che bastava raggiungere il secondo posto nel girone. Con anche un po' di sfortuna, chissà se UEFA e FIFA avrebbero potuto decidere diversamente e ripescare la Slovacchia per giocare la semifinale di playoff contro la Polonia invece della Russia. E Škriniar si è fatto sentire anche con i suoi gol, segnando la rete del pareggio contro Malta e la rete della vittoria 2-1 contro la Russia. Anche se si porta invece sulla coscienza l'autorete con cui i russi hanno vinto la gara di ritorno a Kazan. Ed eccoci alla fascia destra, dove troviamo tanta Serie A. Perché ovviamente tra i candidati alla maglia da titolare spiccano gli azzurri Alessandro Florenzi e Giovanni Di Lorenzo, e potremmo fare anche il nome di Davide Calabria. Ma l'escluso più pesante sulla fascia destra, secondo noi, è Juan Cuadrado della Juventus. Come abbiamo visto, la Colombia ha mancato di un punto la qualificazione perlomeno ai playoff interconfederali e dovrà vedere la Coppa del Mondo da casa, nonostante abbia in rosa un sacco di nomi di spicco. Non sono bastati i gol di Duván Zapata, Luis Muriel e James Rodriguez per evitare l'onta della mancata qualificazione a una squadra che nelle ultime due edizioni aveva raggiunto rispettivamente gli ottavi e i quarti di finale. Quel ciclo sembra essere finito e Cuadrado, che vanta oltre 110 presenze per i Cafeteros, potrebbe non arrivare al prossimo mondiale, visto che a maggio compirà 34 anni. Passiamo alla fascia sinistra, dove vogliamo citare prima di tutto Leonardo Spinazzola, che a Euro 2020 aveva trascinato alla grande la nazionale italiana, prima del tremendo infortunio contro il Belgio. Abbiamo poi un pool di 4 nomi interessanti, di cui almeno 2 non vedranno il mondiale, visto che tutti e 3 sono impegnati nel playoff che vedrà la vincente tra Scozia e Ucraina affrontare il Galles.
e che è stato rinviato in seguito all'invasione russa in Ucraina. Si tratta di Aleksandr Zinchenko del Manchester City per l'Ucraina, degli scozzesi Andy Robertson del Liverpool, capitano peraltro della squadra del Cardo, e Kieran Tierney dell'Arsenal, oltre che del gallese Ben Davies del Tottenham. Chi di sicuro non ci sarà è David Alaba, difensore centrale e terzino sinistro del Real Madrid e della nazionale austriaca, che abbiamo visto spadroneggiare sul campo anche nella difficile partita dell'Europeo della nostra nazionale contro l'Austria. Austria che non ha vissuto un girone di qualificazione particolarmente positivo, arrivando quarta alle spalle di Danimarca, Scozia e Israele, ma che si è qualificata comunque ai playoff grazie al suo risultato in Nations League. Niente da fare comunque per Alaba, Arnautovic e compagni, che sono stati giustiziati dal Galles di Gareth Bale in semifinale, in attesa di conoscere quale sarà la sfidante in finale tra Scozia e Ucraina. Ecco dunque la nostra difesa titolare. Jan Oblak in porta ha preferito a Gianluigi Donnarumma, una difesa centrale tutta nerazzurra con Skriniar e Bastoni, Cuadrado a destra e Alaba a sinistra. Passiamo ora al nostro centrocampo a tre, dove siamo stati dibattuti su molti nomi, a partire dalla mediana, dove tra i candidati troviamo molti giocatori di Serie A, italiani e non. A partire dalla coppia rossonera formata da Ismail Bennacer e Sandro Tonali, eliminati rispettivamente con l'Algeria e con l'Italia. Ma bisogna fare anche il nome del nigeriano Wilfried Ndidi dell'Leicester. Ma il titolare che abbiamo scelto è il nostro Jorginho. Perché dopo il rigore alla Spagna nella semifinale degli europei e il podio del pallone d'oro, è passato ad essere considerato uno dei principali responsabili della mancata qualificazione degli azzurri, per via dei due rigori sbagliati in altrettante partite contro la Svizzera, che avrebbero potuto decisamente cambiare il destino della nostra nazionale. E parla italiano anche la nostra coppia di mezzali, visto che tra gli esclusi ci sono tanti italiani e tanti giocatori di Serie A. Hakan Çalhanoğlu della Turchia, Elif Elmas della Macedonia del Nord, Henrik Mkhitaryan dell'Armenia, più gli azzurri Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella. Ma dobbiamo citare anche Naby Keita del Liverpool e della Guinea, Martin Ødegaard dell'Arsenal e della Norvegia, Dominic Szoboszlai dell'Ipsia e dell'Ungheria e Aleksandr Golovin della AS Monaco, escluso insieme alla nazionale russa per via dell'invasione in Ucraina. Ma la nostra coppia titolare è formata da un italiano che gioca fuori dal nostro campionato e da uno straniero di Serie A. Da una parte troviamo Marco Verratti del PSG, anche lui protagonista tanto della trionfale cavalcata di Euro 2020 quanto dell'eliminazione contro la Macedonia del Nord. Verratti peraltro aveva saltato per infortunio le ultime tre gare del girone di qualificazione, la vittoria 5-0 contro la Lituania, ma soprattutto i pareggi contro Svizzera e Macedonia del Nord che hanno mandato gli azzurri ai playoff. Al suo fianco abbiamo deciso di schierare Franck Kessié del Milan, ormai in odore di Barcellona, perché anche la sua Costa d'Avorio dovrà rinunciare alla Coppa del Mondo, per la seconda volta dopo le tre qualificazioni consecutive tra il 2006 e il 2014. Gli ivoriani non sono riusciti ad arrivare nemmeno ai playoff, visto che hanno dovuto fermare la loro corsa già ai gironi di qualificazione, svantaggiati da un sorteggio che li ha visti appaiati al Camerun. Una corsa a due aperta fino all'ultima giornata e decisa nello scontro diretto da Karl Toko Ekambi del Lione. Ecco quindi il nostro centrocampo, Jorginho, Verratti, Kessié, con tanti italiani e tanta Serie A anche tra le seconde scelte. Ed eccoci al settore offensivo, dove abbiamo davvero tanta scelta. A partire dalle ali, dove, dobbiamo dirlo, non schiereremo né Lorenzo Insigne, né Federico Chiesa, né Nicolò Zaniolo, né Domenico Berardi. E nemmeno altri nomi legati alla Serie A, come Jérémy Boga, anche lui ivoriano come Kessié, o l'ex Juventus Dejan Kulusevski, eliminato con la sua Svezia ai playoff dalla Polonia. Ma ci sono anche il giamaicano Leon Bailey dell'Aston Villa, il colombiano del Liverpool Luis Diaz, gli ivoriani Wilfried Zaha e Nicolas Pepe, rispettivamente del Crystal Palace e dell'Arsenal. E potrebbe saltare anche Gareth Bale del Real Madrid, che con il suo Galles dovrà affrontare la vincente dello scontro tra Ucraina e Scozia ai playoff. La nostra scelta però è ricaduta su una coppia di ali nordafricane di Premier League, con una piccola forzatura. Perché sì, è vero, Riyad Mahrez del Manchester City gioca più spesso sul lato destro, ma abbiamo deciso di schierarlo a sinistra della nostra formazione. La sua Algeria aveva passato il girone di qualificazione in battuta, superando il Burkina Faso, anche grazie a 5 gol di Mahrez, 2 in meno rispetto a Islam Slimani, capocannoniere assoluto delle qualificazioni africane. L'Algeria però si è dovuta arrendere ai playoff contro il Camerun nel modo più drammatico possibile. Dopo aver vinto 1-0 la prima partita fuori casa, l'Algeria perde 1-0 la gara di ritorno, che va così ai supplementari. Ma al 118esimo sembra che possa festeggiare, visto che Ahmed Touba
segna il gol che manderebbe le Volpi del deserto alla Coppa del Mondo. Peccato che a recupero inoltratissimo al 124esimo minuto Tocco Ekambi, lo stesso che aveva segnato il gol che aveva eliminato la Costa d'Avorio, segna il gol del pareggio che, complice la regola dei gol segnati fuori casa, permette al Camerun di andare alla Coppa del Mondo al posto dell'Algeria. Sull'altro lato ovviamente c'è Mohamed Salah, visto che l'ala destra del Liverpool 4 anni fa, su un rigore al 90esimo, aveva portato l'Egitto a una Coppa del Mondo per la prima volta dopo Italia 90, la terza in assoluto per la squadra delle piramidi. Stavolta invece un suo rigore è stato l'inizio della fine, perché il playoff decisivo è stato un replay della finale di Coppa d'Africa contro il Senegal del suo compagno di squadra Sadio Mané. A gennaio Mané aveva segnato il rigore decisivo e Salah, quinto rigorista, non si era nemmeno potuto avvicinare al dischetto. Stavolta Salah ha calciato il primo, sbagliando. E nonostante anche i senegalesi abbiano sbagliato il loro primo tentativo con Koulibaly, ancora una volta il rigore decisivo è stato trasformato da Sadio Mané. E il centravanti? Ci saranno tantissimi assenti importanti. In Serie A ci tocca fare il nome di Zlatan Ibrahimovic, che vista l'età era la sua ultima possibilità e che con ogni probabilità quindi chiuderà la propria carriera senza aver segnato nemmeno un gol a una Coppa del Mondo con addosso la maglia della sua Svezia. Ci sono poi Duván Zapata della Colombia, Victor Osimhen della Nigeria e Ciro Immobile per l'Italia. Ma mancheranno anche Sébastien Haller, centravanti ivoriano dell'Ajax, e Patrick Schick, che ora veste la maglia del Bayer Leverkusen e che è stato eliminato con la sua Repubblica Ceca dalla Svezia. Ma il vero grande assente sarà ovviamente Erling Braut Haaland, visto che il centravanti del Borussia Dortmund gioca per la nazionale norvegese, arrivata terza nel suo girone alle spalle di Olanda e Turchia. E anzi, fino all'ultima giornata avrebbe anche avuto la possibilità di qualificarsi se avesse battuto gli olandesi, che però hanno chiuso la pratica con i gol di Bergwijn all'84esimo e Depay nel tempo di recupero. Per Haaland un bottino deludente in un girone in cui Depay è arrivato a segnare ben 12 gol. Solo 5 le reti dell'attaccante del Borussia, che gli valgono sì il secondo posto nella classifica marcatori del girone, ma 3 dei quali sono stati segnati contro Gibilterra. Ecco quindi il nostro 11 titolare di grandi esclusi della prossima Coppa del Mondo. Tanta Italia, tristemente, ma non solo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti le vostre formazioni e mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Se è la prima volta che passate di qua, iscrivetevi al nostro canale. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.